Un buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando della chiusura del traforo del Gran Sasso prevista da Strada dei Parchi a partire dal prossimo 19 maggio che va scongiurata ad ogni costo, lo hanno dichiarato i massimi rappresentanti regionali e i vertici istituzionali riuniti in assemblea questa mattina nella sede della provincia di Teramo. Si chiede allo Stato di intervenire subito stanziando 172 milioni di euro per mettere in sicurezza il sistema acquifero, il servizio di Tania Bonnici Castelli. Vediamo. La chiusura del traforo del Gran Sasso, annunciata da Strada dei Parchi a partire dal 19 maggio, manda in tilt l'Abruzzo. Una decisione che va scongiurata, come vanno scongiurati però anche i pericoli per la salute pubblica, derivanti da un sistema acquifero scarsamente impermeabilizzato rispetto all'autostrada e ai laboratori di fisica nucleare. Restano solo pochi giorni alla data fatidica e la provincia di Teramo chiama a raccolta i vertici di istituzioni e associazioni ambientaliste. Nella sala consiliare di Via Milli ci sono tutti, le prefetture di Teramo e L'Aquila, i parlamentari teramani, la regione Abruzzo e i sindaci del territorio. Lo Stato deve intervenire subito e stanziare i 172 milioni di euro per la messa in sicurezza delle tre infrastrutture che per forza di cose dovranno continuare a convivere. Il presidente Diego Di Bonaventura ha illustrato all'Assemblea il documento approvato all'unanimità dall'ultimo consiglio provinciale. Bisogna affrontare una volta per tutte il problema che abbiamo sul Gran Sasso, la famosa messa in sicurezza, che sono 20 anni che se ne parla, 20 anni che qualcosa forse hanno provato a fare, ma i risultati sono quelli che vedete. Ogni volta si arriva con dei problemi. Cioè, noi dobbiamo scongiurare la chiusura dell'autostrada, garantire la salute pubblica della nostra comunità provinciale di Teramo e delle comunità circostanti. Perciò, per risolvere il problema, bisogna affrontarlo una volta per tutte. Perciò ho convocato tutti qua in provincia per prendere contezza del problema, perché molti neanche sanno qual è il problema, e da qui si parte con documenti reali e programmatici per risolvere il problema una volta per tutte. Per la regione Abruzzo è intervenuto il vicepresidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente, che ha annunciato l'impegno dell'ente a fotografare la situazione e a chiedere con forza al governo nazionale la nomina di un commissario. Va bene il commissario, va bene fotografare la situazione, ma intanto il 19 si chiude il traforo. Ma questo lo sta dicendo lei. Noi stiamo facendo tutte le azioni. Sta dicendo Strada dei Parchi. Sta dicendo Strada dei Parchi. Vedremo quello che farà Strada dei Parchi, ma nel frattempo la regione si è attivata in tutte le forme. Come ho detto prima, il traforo non può essere chiuso, c'è una necessità assoluta di mantenere il traforo aperto per le esigenze che ho detto poc'anzi. È chiaro che oggi anche il governo sta lavorando per cercare di capire come uscire da questa situazione. Strada dei Parchi può chiudere il traforo? Io penso proprio di no. Si tratta di un servizio strategico essenziale non solo per una regione, ma per l'intera struttura del centro Italia. È uno snodo di collegamento nell'asse adriatico-ile-tirreno e Strada dei Parchi è semplicemente un concessionario che ha non solo l'obbligo di tenerlo aperto, ma di tenerlo aperto in sicurezza, quindi esattamente il contrario. Sconcerto tra i sindaci del Teramano, la chiusura dell'A24 da parte della società Strada dei Parchi per ragioni di sicurezza finirà per distruggere quello che resta di un'economia già provata da sisma e maltempo. È l'acqua però la priorità assoluta. Oggi come Assemblea dei Sindaci dobbiamo far sentire intanto la proposta di tutti i territori, tutto il nostro territorio. C'è insomma ovviamente una forte preoccupazione rispetto all'annuncio della chiusura del traforo, ovviamente va scongiurata e va imposto a Strada dei Parchi assolutamente di revocare questa decisione, anche perché Strada dei Parchi deve capire che è una parte del problema e quindi deve contribuire alla soluzione. Il commissariamento è una soluzione che noi riteniamo non sufficiente, anzi potrebbe essere anche controproducente se non accompagnata da una scelta vera e reale, che è quella di uno stanziamento dei fondi necessari per poter fare l'intervento. Oggi verranno aperte le buste per l'affidamento temporaneo delle Naiadi, attualmente chiuse dopo il fallimento del progetto Sport Gestione Impianti. L'assessore Febbo ha detto che la Regione Abruzzo sta lavorando per riaprire l'impianto entro il prossimo 10 giugno. Paolo Renzetti.
Non ci sarà nessuno slittamento, il 3 maggio, il giorno dell'apertura delle buste per quanto riguarda il bando delle piscine Lenaio, di una giornata importante, assessore Febbo. Ma guardi, ieri abbiamo concluso l'esame attento con la nostra avvocatura anche di quella richiesta che c'era stata fatta alle organizzazioni sindacali di inserire la famosa clausola di salvaguardia e quindi di sospendere eventualmente la procedura dell'apertura. L'avvocatura è contraria, ci ha spiegato le motivazioni perché si teme si allungherebbero a dismisura, perché dobbiamo riaprire completamente i termini, dando la possibilità anche a chi non ha partecipato la prima volta di partecipare, quindi venderebbe veramente una cosa che non possiamo permetterci questo. Quindi peraltro abbiamo visto che nel bando c'è una premialità di punteggio per chi comunque la inserisce quella clausola, quindi sicuramente qualcuno l'ha inserita. Comunque noi garantiremo alla ditta assegnataria, faremo emergere questa nostra volontà e necessità di garantire i posti di lavoro. Questo l'abbiamo visto ieri, ieri sera abbiamo incontrato i lavoratori e le organizzazioni sindacali, oggi parte l'iter, quindi qualche giorno per arrivare alla definizione della ditta, poi ci saranno i tempi quelli tecnici, quindi se tutto va senza ostacoli, senza imprevisti, senza ricorsi, ci auguriamo che non ci siano, visto che anche sono solamente 3 le ditte che hanno partecipato, noi entro il 10 giugno avremo la nuova apertura. Dico questo perché nel frattempo, e devo ringraziare l'assessore Liris che ha lavorato insieme in sinergia con me, perché già abbiamo affidato i lavori per quanto riguarda la sostituzione della caldaia, per quanto riguarda le tubazioni, per quanto riguarda la centralina elettrica, oltre 60.000 euro di spesa, qui ci vogliono 4 settimane per fare questi lavori, stiamo in contatto costante con la curatela fallimentare che anche essa si è data veramente disponibile. Insomma, noi vorremmo che il 10 giugno comincia un nuovo percorso per le Naidi, che va avanti con questo progetto, ma soprattutto che poi si andrà a inserire bene con il project financing, su cui anche gli uffici stanno già lavorando. Andiamo all'Aquila adesso. Colpo nella notte alle poste centrali del capoluogo, da ben 200.000 euro ad una prima ricognizione. Sul posto polizia e vigili del fuoco. Daniela Rosone. Un ingente furto è stato compiuto ai danni del centro postale di Centicolella nella notte. Si tratta del centro postale operativo che si trova nella zona ovest della città. I banditi, una volta all'interno dei locali, sono riusciti ad aprire le casseforti alla cassa continua. Si sta ancora definendo il bottino, ma ad una prima ricognizione si parla addirittura di circa 200.000 euro, tra valori bollati e altro. Sicuramente sono stati utilizzati dei frullini per tagliare cassa continua e cassaforte, tanto che sono intervenuti anche i vigili del fuoco, allertati da una dipendente per il forte odore di bruciato quando è entrata negli uffici. Sul posto la polizia postale e anche la squadra mobile. Un avviso comunica ai clienti che gli uffici resteranno chiusi a partire da oggi. Il Movimento 5 Stelle di Pescara, in funzione delle amministrative del prossimo 26 maggio, ha presentato questa mattina il proprio programma di riorganizzazione del Comune di Pescara e delle società partecipate. Snellire la macchina comunale, e questo è il motivo della conferenza stampa di oggi. Parlerete della riorganizzazione al Comune di Pescara, tanti dipendenti, alcuni con quota 100 andranno in pensione, ma poi soprattutto l'obiettivo è quello di diminuire il numero dei dirigenti comunali. L'obiettivo principale è quello dell'efficienza, cioè di rendere un comune che oggi ha molti dirigenti, 16, e che funziona molto male nonostante la presenza di professionisti lodevoli. Bene, tutto questo l'organizzazione dell'ente porterà sì a una riduzione del numero di dirigenti, ma soprattutto a una maggiore efficacia nei servizi che vengono erogati al cittadino, perché il comune deve funzionare non per se stesso ma per la cittadinanza. Attualmente abbiamo 16 dirigenti, la macrostruttura creata dall'attuale amministrazione, quindi dal centro-sinistra, prevede 16 posizioni dirigenziali, di cui in particolare 2 che sono quelle dei capodipartimenti. Il Movimento 5 Stelle al governo della città eliminerà queste 2 figure, che sono delle figure di coordinamento ma che non hanno sostanzialmente potere di firma, dando quindi un maggiore coordinamento al direttore generale, potendo quindi eliminare 4 figure dirigenziali con un risparmio di circa 500.000 euro che potranno essere reinvestiti in servizi per la città ed anche in posizioni organizzative, diciamo, di subordinazione rispetto ai dirigenti, in modo da organizzare l'ente in maniera più efficiente.
Torniamo all'Aquila adesso, 19esima edizione del progetto Cuore. Quest'anno, oltre a Madonna Fore, ci si sposterà anche al Circolo Tennis. Il progetto è finanziato dalla Fondazione Carispac. Vediamo. Torna domenica 5 maggio la giornata della prevenzione cardiovascolare, iniziativa ideata dal dottor Umberto Pignataro e sostenuta dalla Fondazione Carispac e dal Comune dell'Aquila, ma anche dalla ASL. Si chiama Progetto Cuore a Madonna Fore ed è un progetto teso a prevenire l'insorgenza di malattie dell'apparato cardiovascolare. Quella di quest'anno è la 19esima edizione della manifestazione che intende promuovere l'attività fisica moderata come strumento di prevenzione e quest'anno sarà articolata in due momenti. Dalle 9 alle 12 ci sarà la tradizionale passeggiata lungo il sentiero della Madonna Fore con punti di incontro per consulenze cardiologiche e possibilità di sottoporsi al rilievo dei parametri clinico strumentali cardiologici. Per favorire la partecipazione sarà operativo un collegamento autobus da Piazza d'Armi a San Giuliano, messo a disposizione dell'amministrazione comunale. Dopo aver avuto una relazione con il golf e con il torneo di biliardo, adesso in partenariato con il Circolo Tennis. Il messaggio è lo stesso, sia quello alimentare per gli stili di vita e sia per il movimento. Lo stato fisico di benessere comporta un miglioramento generale e la promozione di Progetto Cuore va nella direzione di promuovere queste attività e ovviamente conciliarle con la diagnostica specialistica cardiologica con la sede attività residenziale al Torrione. Dalle 15 alle 20 l'iniziativa si sposterà al Circolo Tennis dell'Aquila per una giornata gratuita di avviamento al tennis. Ci sarà anche un torneo amatoriale e poi una pericena offerta a tutti i partecipanti. Sono stati annunciati durante la conferenza stampa anche dei lavori imminenti che verranno fatti al Circolo Tennis e l'imminente riapertura, tra le altre cose, del collegamento con la piscina comunale, lavori poi di adeguamento degli spazi esterni per eliminare le barriere architettoniche. Si inserisce questa iniziativa all'interno di una serie di iniziative che abbiamo deciso di organizzare proprio per dare un segnale di apertura di questa struttura che è un po' il cuore pulsante sportivo, ma deve diventarlo anche a livello culturale e sociale di questa città. La novità di questa edizione riguarda l'istituzione di uno spazio medico veterinario dedicato alla prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e metaboliche nei cani. Le visite e le consulenze nutrizionali saranno effettuate per tutta la giornata dalle dottoresse Giulia Pignataro e Serena Aquilio. Presentato questa mattina in Camera di Commercio a Pescara il Sex Solution Forum per i professionisti della sicurezza che si terrà il 9 maggio al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano. Sex Solution Forum si svolgerà nei prossimi giorni nella nostra regione, se ne è parlato oggi in Camera di Commercio Pescara Chieti. Vogliamo spiegare che cos'è innanzitutto? Molto semplicemente, è un forum che si occupa di sicurezza. L'argomento principale che vogliamo trattare è il tema della convergenza, questo grande cambiamento che sta coinvolgendo il comparto della sicurezza, ma soprattutto vogliamo far capire agli impiantisti, quindi agli installatori, siano essi elettrici o di sicurezza, che quello che loro intercettano magari in questo momento come una crisi, in realtà non è crisi, ma un grande cambiamento epocale che deve essere intercettato se vogliamo trasformarlo in successo. Il mercato della sicurezza è un mercato resiliente alla crisi. Quello, come dicevo prima, che gli operatori intercettano come un momento di crisi è un cambiamento epocale che va cavalcato. Durante le giornate parleremo appunto di quali sono i mercati che non devono essere intercettati perché non ci sono più, quindi cercheremo di dare uno strumento anche di lavoro e di conoscenza agli addetti ai lavori su come questo mercato sta cambiando e dove devi andare per fare business. Anche quest'anno a Cocullo, in provincia dell'Aquila, si è celebrata la festa dei Serpari in onore di San Domenico Abate. Migliaia di devoti e curiosi arrivati in Abruzzo per l'evento candidato a patrimonio immateriale dell'umanità. Quella statua portata a braccia tra la gente, affollata di serpenti, è un'immagine tanto potente da essere diventato un simbolo dell'Abruzzo più autentico, della terra forte e gentile e delle sue tradizioni secolari. A Cocullo, in un misto di fede e folklore, anche quest'anno si è celebrata la rituale sfilata di San Domenico e le Serpi, appuntamento imperdibile per chi il 1° di maggio si imbatte da turista nelle nostre montagne, oppure per migliaia di abruzzesi devoti o soltanto curiosi. La festa dei Serpari in onore di San Domenico Abate ha origini antiche che sarebbero riconducibili al rito pagano di venerazione della dea Angizia.
patrono sia di Cocullo che della vicina Villa Lago, proprio nel paese in cui si tiene la processione, vengono conservate due reliquie del santo, un molare ed un ferro della sua mula. Un altro molare, poi, è custodito nella chiesa principale di Villa Lago. La festa è stata candidata dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. Allenarsi per il futuro è il nome di un progetto finalizzato alla lotta contro la disoccupazione giovanile. Questa mattina uno dei testimonial, l'ex calciatore Moreno Torricelli, ha parlato della sua esperienza agli studenti dell'Istituto Zoli di Atri. Spronare i giovani a costruirsi un futuro con tenacia e abnegazione. È l'ex difensore di Juventus e Fiorentina Moreno Torricelli a parlare della sua esperienza davanti agli alunni dell'Istituto Zoli di Atri, in particolare delle classi terze, i cui studenti si apprestano a sostenere l'esame di qualifica e dunque un primo passaggio tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Nell'ambito del progetto Allenarsi per il futuro, Moreno Torricelli porta la sua testimonianza, dedizione e lavoro per coltivare il sogno di essere calciatore, che nel giro di pochi mesi si è trovato dal calcare i campi dei dilettanti a indossare la maglia della Juventus, con cui ha praticamente vinto tutto, e poi le divise della Fiorentina e della Nazionale Azzurra. Guarda, quello è il messaggio che cerco di lasciare a questi ragazzi, è di credere nei propri sogni, lavorare per cercare di esaudirli, perché credo che riuscire a vivere della propria passione sia la cosa più bella che una persona possa avere, e per cui il messaggio che lascio principalmente è questo, di credere nei propri sogni, lavorare per cercare di esaudirli, e questo credo che è la cosa più bella che possa capitare a qualsiasi persona. Sono un ragazzo fortunato perché ho centrato proprio in pieno il sogno di qualsiasi ragazzo che gioca a calcio, e sono arrivato, come hai detto tu, ho fatto un passaggio incredibile dalla Serie D alla Juventus direttamente, mi sono tolto un sacco di soddisfazioni e posso essere un esempio che quando uno ci crede poi alla fine può capitare l'impensabile. È un bilancio molto positivo, siamo partiti da Atri, da questo bellissimo istituto che ha trovato dei ragazzi molto motivati, una dirigente scolastica insieme a tutto il corpo docente disponibile a voler sviluppare un progetto che grazie al coordinamento del gruppo Bosch insieme a Randstad e tante altre aziende oggi ci ha visto in questi anni incontrare più di 400.000 studenti su tutto il territorio italiano, offrendo oltre 2.000 tirocini all'interno dell'alternanza scuola e lavoro. Ha una forte valenza orientativa perché fornisce ai ragazzi, ai nostri studenti, degli utilissimi spunti di riflessione proprio su come allenare i propri talenti e impostare di conseguenza un significativo progetto di vita. E questo servizio ci introduce inevitabilmente alla pagina dello sport, che apriamo con il Pescara, che è partito questa mattina in treno alla volta di Venezia, dove domani i biancazzurri di Pillon affronteranno l'ultima trasferta della stagione regolare. Nel pomeriggio, seduta di rifinitura a Mestre, il Pescara è a caccia della matematica qualificazione ai playoff contro la squadra dell'ex Serse Cosmi, che è quasi all'ultima spiaggia ed ha bisogno dei tre punti per evitare la retrocessione. Il servizio di Andrea Costantini. Scherzi del calendario, l'ultima trasferta di questo campionato il Pescara la farà proprio in quello stadio, il Penso, dove Beppi Pillon lo scorso campionato tagliò con un punto il traguardo della matematica salvezza. Il tecnico di Preganzioli e il suo Pescara tornano in Laguna per cercare questa volta il lasciapassare definitivo per i playoff, proprio mentre il Venezia, e la situazione si è dunque invertita, ha bisogno dei tre punti per almeno evitare la retrocessione diretta. La gara di domani, ore 15, riveste una importanza
abbastanza fondamentale, forse anche più per i padroni di casa che sono quasi al punto di non ritorno, mentre il Delfino, mal che vada, ha una ultima opportunità contro la Salernitana per centrare l'obiettivo. Ma Pillon non vuole distrazioni, la sconfitta del Verona nel turno infrasettimanale ha consentito al Pescara di mantenere la quinta piazza e una vittoria in Laguna consentirebbe di blindare questa posizione. La squadra è partita stamani in treno e nel pomeriggio a Mestre sosterrà la seduta di rifinitura. Con Memushai squalificato e con Canutè non ancora pronto a partire dal primo minuto, il centrocampo è fatto con Brugman, Bruno e Crecco. Due i ballottaggi da sciogliere, il primo in difesa per il posto al fianco di Scognamiglio, out Campagnaro e con Bettella non al meglio, quel posto se lo contendono Perrot e Gravion. Il difensore della Guadalupe ha dato segnali confortanti, giocando sul centrodestra si completa con Scognamiglio e potrebbe spuntarla, anche se Perrotta sta bene ed è affidabile. In avanti certi di un posto Mancuso e Sottil, poi testa a testa Marras a Capone, in caso di impiego dell'esterno scuola Atalanta Sottil slitterebbe a destra. Per il Pescara una gara non semplice anche sotto il profilo dei precedenti al Penso, 5 le vittorie dei lagunari a fronte di 4 pareggi e di una sola affermazione biancazzurra risalente al primo confronto nella stagione 91-92. Il Pescara di Galeone, poi promosso in Serie A, si impose per 1-2 con le reti di Pagano e di Cara. Nella stagione 2003-2004 l'ultima delle 5 affermazioni veneziane, 2-0 con le reti di Saverino e Rossi. Non positivi neanche i precedenti del Pescara con il direttore di gara designato Marco Piccinini della sezione di Forlì. 0 vittorie a fronte di un pareggio e 2 sconfitte. Tutte partite dello scorso campionato. Bari-Pescara 1-0, Pescara-Empoli 0-1 e Novara-Pescara 1-1. Per il Venezia situazione decisamente migliore negli 8 precedenti. 4 le vittorie a fronte di un pareggio e 3 sconfitte, l'ultima delle quali corrisponde all'unica direzione stagionale coi lagunari. Cittadella Venezia 3-2 dello scorso 10 novembre. E in Serie C, in vista dell'ultima partita della stagione regolare, cambio di modulo in vista per il Teramo che contro la Ternana potrebbe passare al 4-3-1-2 considerando anche le tante assenze nella zona centrale del campo. Il Teramo scopre, anzi riscopre, la difesa a 4. Almeno queste sono le indicazioni della seduta di allenamento di ieri nella quale Maurizi, per forza di cose, ha dovuto ridisegnare la sua squadra considerando le tante assenze, specie nella zona centrale del campo che avrà contro la Ternana. Perché Spighi starà fuori 3 turni per squalifica, Celli è out per un problema all'adduttore e il suo naturale sostituto Armeno anche ieri si è allenato a parte. Persia soffre di pubalgia e di conseguenza il centrocampo a 3 vedrà la presenza di Cristian Bentola che proprio nell'ultimo impegno del torneo ritrova quella posizione di mezzala sinistra nella quale nasce e nella quale Pillon lo aveva provato in estate quando il ragazzo era ancora in bianco-azzurro Pescara. Con lui Proietti e Spinozzi, mentre De Grazia farà il trequartista alle spalle delle due punte Infantino e Sparacello. Dietro il sacrificato a fare un ruolo non propriamente suo potrebbe essere Fiordaliso che torna a sinistra del pacchetto a 4 con Caidi e Polak in mezzo e Altobelli sulla corsia di destra. Ed è proprio il difensore cieco a presentare la gara contro il rossoverdi di Fabio Gallo, appena confermato dagli Umbri sulla panchina delle Fere, e a tornare su alcune decisioni arbitrali avverse nella partita persa per 3-2 al Nero Rocco di Trieste. Ci aspetta l'ultima giornata dove quasi tutte le squadre si giocano qualcosa, quindi anche Ternana si gioca playoff, quindi aspettiamo una partita difficile come ogni weekend. È un po' brutto a dirlo, però siamo un po' abituati che le prestazioni dei arbitri non sono, diciamo, perfetti, non sono perfetti, purtroppo spesso accadono errori gravi, non c'è VAR, non c'è niente che magari può dare una mano, una cosa che in C cambierebbe tante cose, però il primo rigore era assurdo, era anche dalla dinamica del movimento si vede che proprio non è stato un metro lontano Alessandro dall'attaccante, si vede proprio che è una cosa assurda. Infatti ho protestato fino alla fine perché questo influenza la partita troppo, una decisione così. È una bella soddisfazione perché il girone è molto difficile, equilibrato, quindi
Sì, possiamo dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo principale, sì. Scendiamo in Serie D adesso, andiamo in casa Avezzano. Il gol all'Aragona nel derby con la Vastese, una gioia doppia per Daniel Di Nicola, attaccante bianco-verde. 3 punti per tenere vive le possibilità di salvezza diretta della squadra allenata da Gianluca Colavitto, aspettando l'ultimo match in casa domenica pomeriggio allo stadio dei Marsi contro il Pineto. Daniel Di Nicola ha segnato il gol più importante della stagione, almeno fino ad oggi. Questo 2-1 che porta la tua firma permette all'Avezzano di guardare agli ultimi 90 minuti di campionato con maggiore fiducia, una grande soddisfazione. Sì, sicuramente è stata una bellissima emozione, perché comunque sia questo è uno stadio importante. La Vastese, anche se ha questa posizione di classifica, è comunque un'ottima squadra perché ha elementi di spessore. Per noi era una partita fondamentale, quindi aver fatto il gol del 2-1 per me, che sono avezzanese e tifoso dell'Avezzano, anche un'emozione unica. Una vittoria da dedicare a questi tifosi che sono venuti anche a Vasto, tifosi che anche nelle partite, soprattutto nelle partite casalinghe, vi hanno sempre incoraggiato. Sì, sì, la dedico a tutti gli avezzanesi, ecco, a tutti quelli che ci hanno voluto bene, a tutti quelli che ci hanno spinto nel bene e nel male, che ci hanno sempre seguito e sostenuto, quindi, e poi la dedico naturalmente alla mia famiglia che mi sta sempre vicino. Un gol importante, una vittoria importantissima, ora c'è il Pineto, domenica prossima, ultimi 90 minuti di campionato, può ancora succedere di tutto, però se non fossero arrivati questi 3 punti sarebbe stata più dura. Sì, diciamo che noi più di provare a vincere non potevamo fare, ecco, quindi ci siamo riusciti e siamo stati bravi e fortunati, quindi adesso non dipenderà solo da noi, però sicuramente questa partita ci dà morale e ci dà la spinta per andarci a giocare gli ultimi 90 minuti al massimo. E questo era il nostro ultimo servizio. Io vi ricordo che tutti i nostri contributi sono disponibili già on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Il TG6 torna questa sera alle ore 19. Per il momento io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Il titolo?